Abbiamo sfangati qualche volo. Non mi è piaciuta lo stesso l'Inter. Giochiamo troppo lenti, prevedibili. Una difesa che, diciamoci chiaro, è da rivedere. Perché su Mestigol qua è imbarazzante. Però sono 3 punti che ci portiamo a casa in un campo che per noi è sempre stato ostico. Ostico ogni anno. Non è quello che ha vinto lo scudetto l'anno scorso. Un campo difficile. Ci portiamo 3 punti a casa. Ripeto, un Inter che non mi è piaciuto. Sia per l'atteggiamento, sia per il gioco. Poi per carità abbiamo vinto, ma c'è tanto ancora da lavorare qua. Cioè, noi non riusciamo più a tenere la pressione quando siamo sul 3-1, sul 2-0, su 1-0. Non riusciamo più a tenere la tensione, anche la pressione. Lautaro si è sbloccato finalmente, 10 milioni all'anno. Meno male che è segnato lì al primo tempo. Un gol così a culo. Non l'ho mai visto, ma meno male che è segnato, sono stato da qui che arriva 2-2. Pensa a te, cioè pensate. Correa, devo dire la verità, che è sentato da 5 minuti. Mi è piaciuto. Devo dire la verità, mi è piaciuto Correa. Comunque si è mosso bene, ha tenuto qualche pallone. Taremi deve ancora ambientarsi, si vede. Bissek, lasciamo perdere sul gol di Camasele, se l'è perso lui. Ma un Inter comunque che deve ancora lavorare. Non è che mi stia entusiasmando. Poi sempre questi passaggi tic 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 tac tic tac. Vai avanti con sta palla, cazzo. Attacchiamo. Comunque l'Udinese la squadra ostica. Meno male che abbiamo vinto 3-2. Perché gli ultimi minuti potevano essere veramente stressanti. E l'abbiamo sfangata, dai. Va bene così. Adesso sarà la Champions League, ma in campionato dobbiamo lavorare davvero perché non si possono beccare questi gol stupidi. L'anno scorso avevamo la difesa migliore del campionato e quest'anno tutto da rifare. Vabbè, sei Forza Inter, loro Frattesi anche che ti ha fatto gol, ma poi per il resto hai fatto un cazzo, vabbè, però lo stesso e nulla. Ciao.